Alla seconda sessione di shopping back to school. Back to school. Da Giusta Chini a negozio chiuso. Hey là, buongiorno, buonasera, buonanotte e benvenuti al nostro canale. Okay. Sono Ali. E sono Auri. E siete su Ali, Auri Channel. Già lettera al titolo. Finalmente siamo tornate con un video back to school dedicato agli acquisti fatti da Giusta Chini. Questo appunto sarà un haul in cui faremo shopping a negozio chiuso. C'è solo io, Lelly e nostra mamma che fanno le riprese, la cameraman, e andremo a vedere tutte le varie corsie del negozio per acquistare tutto quello che ci viene in mente. Ci siamo già andate a metà luglio, però ovviamente diciamo che il back to school si è intensificato questa volta in cui siamo andate. L'abbiamo fatto anche l'anno scorso, vi lasciamo tutto comunque nelle schede. Abbiamo fatto davvero un sacco di acquisti, abbiamo un sacchetto più grande di noi. La prima parte del video sarà dedicata a noi, appunto, che andiamo dentro, giriamo per le corsie, facciamo un po' le stupidine, ovviamente facciamo tanti ma tanti danni. Invece nella seconda parte vi faremo vedere più nel dettaglio tutti i vari acquisti che abbiamo fatto nel haul vero e proprio. Ma non vi preoccupate che arriveranno prestissimo video di decorazione, di impacchettiamo i nostri libri, cioè tutto, li coloriniamo. Di tutto di più. PS, i quaderni non li abbiamo acquistati perché ovviamente che quaderni potremmo utilizzare nel back to school. I quaderni ovviamente di Ali Auri Channel. Cioè un plastic. Avevate dubbi? No. No. La settimana prossima ci sarà un video al giorno dedicato al back to school. Quindi veramente stay tuned. Ma io direi di iniziare perché veramente sono questo video durerà 200 anni. Stiamo aspettando di entrare in quello che credo avete già capito, appunto è Giusta Chini. Non vediamo l'ora di fare un'altra sessione di shopping, abbiamo anche la mini light da montare e con la mamma che appunto ci fa l'assistente. Guardate dove siamo finite! Alla seconda sessione di shopping back to school da Giusta Chini a negozio chiuso. Quindi ci siamo solo noi, non vediamo l'ora di fare danni tra le corsie. Infatti è per questo che appunto non indossiamo la mascherina, perché siamo noi e la mamma nel negozio chiuso pronte per fare un po' di shoppingino. Abbiamo già fatto una sessione di shopping circa metà luglio, vi lasciamo qua appunto nelle schede del video, però questa qua è un po' più intensa, proprio è back to school. E adesso direi di prendere i carrelli. Ciao Martina, prendi un patentato. Andiamo. Vorrei farvi notare i nostri outfit meravigliosi con la maglietta di Ali Auri Channel, che in realtà si dovrebbe illuminare, solo che qui siamo chiusi quindi non si illumina perfettamente. È lì, destra o sinistra? Di là ci sono i diari, però noi abbiamo nascosto i diari che ci piacevano. Ups, abbiamo nascosto l'altra volta nell'altra corsia, quindi andiamo. Adesso andiamo a cercare a vedere se ci sono ancora o se li hanno tolti. Io spero tanto che ci siano ancora. Andiamo, Ellie. E noi abbiamo nascosto in questa zona qui, quindi andiamo a vedere se ci sono ancora. Io sì! C'è ancora! Oh, mi ricordo, mi avevo messo. Io ragazzi, c'è ancora! Ne ho trovato il diario! Sì, è lì dietro! Ragazzi, amici miei, facciamo veramente schifo, ma ci sono ancora i diari! Però noi vogliamo andare a vedere tutti quelli nuovi che sono arrivati, perché magari ce n'è qualcuno che ci intriga maggiormente rispetto a questi della Molly. Però questi qua sono ancora rimasti nella nostra zona segreta, quindi... Te amo! Oh, non rubare il carrello! Ho lasciato il carrello in giro! Lì, quella non era la destra, vi manderei i diari! Te amo! Ok, andiamo ai diari! Beh ragazzi, ma guardate quanto sono belli questo questi. Questo è bellissimo. Ah, tutte le costellazioni. Non so cosa faccio vedere, però è molto bello. Secondo me è la luna. Oro. Dov'è l'Italia? Tanti ricordi mi rivengono in mente. Com'è andata oggi questa giornata? Beh ragazzi, c'è la pioggia? No. Ah, di moda. Di moda. Vabbè, dai, andiamo ai diari che è meglio. Questo è mio. Scusa. Questa per scuola è la borsa perfetta perché ci stanno i libri, i quaderni, l'astuccio. Questa è la penna che voglio. Dai, allora scrivimi sulla schiena. Cosa ho scritto? È scritto Ali. Sì! Sei poco fantasiosa. Ma cosa hai fatto? È un cuoricino, Laura. Non so disegnare. Comunque belle borracce, sono più belle le nostre. Sì, è vero. Ecco, ci è arrivata nella parte dedicata ai diari. Ciao ragazzi! È diventata doppia rispetto a quando siamo venute qua a luglio. Mamma mia, mamma mia. Guardate che carino è quello di Barbie. Olografici, però appunto andando all'università. Poi non sono capace di disegnare. Il diario degli amici cuccioletti. Ragazzi, diteci se anche voi da piccoli facevate le collezioni delle figurine, perché noi avevamo tipo 6 album. O Legami o Moleskine, secondo me, io direi. Anche questo è super carino, fatto così con gli anellini. Smoranda Unique, quindi credo che sia per l'università. E che questo colore mi sa un po' da tristezza. Questo planner, mamma mia,
che bel è bellissimo, colore. Super carino. Un altro planner per gli esami universitari. Sì, Aurora, abbiamo capito che tu vuoi cercare di dire università in tutto per poi comprarti tutto. Allora dentro è così, poi ha la settimana. Sappiamo ancora se prenderla in realtà. Diciamo che la metteremo nel carrello. Ci sono questi due colori, l'azzurrino. Bluette. Bluette. Poi siamo anche venuti a vedere le agendine. Perché abbiamo in programma di fare delle cose. Vai Ali Auri. Ma per il prossimo anno scolastico, perché dobbiamo progettarle tutte. Quale vuoi tu? Non lo so, ci penso dopo. Vabbè, intanto le metto nel carrello, perché ragazzi, magari qualcuno ce le ruba, visto che c'è tantissima gente. Queste qui invece sono le agende della Moleskine che abbiamo preso, che abbiamo già nel carrello. Ossia vanno da luglio fino a dicembre 2022, cioè proprio. Avendo preso appunto il planner, non so se abbia senso l'agenda, però intanto la lasciamo nel carrello. Questa qui della Legami non mi piace molto internamente, cioè è un po' triste. Triste. Noi avevamo preso questo, fatto così l'anno scorso, però era abbastanza triste dentro. Mattone, pesa un mattoncino, sacco. Bisogna prendere una cosa un po' più leggerina. Aia, mi faccio male. Ginocchia? Piega le ginocchia. Ah sì, è quello che ecco, la così. Questo cosa ci dovrei fare? Devi studiare. Ispirare. Studia. Io ho la macchina. E non siamo al parco giochi. Era soltanto per capire l'utilità per poi comprarlo, Allora qua c'è la comics, la smemoranda, quelle che usavamo alle medie. Però ormai non sono più il nostro stile, devo dire. No. Però le abbiamo usate. Ah, comunque io le abbiamo usate un sacco. Esatto, era il mio diario delle medie. No. Too much. Questa è un'agenda perfetta per andare a scuola. Sì, esatto. Basta, direi che abbiamo finito. E adesso dove andiamo, Ellie? Allora, ci manca tutto il resto del negozio per comprare tutte le cose per andare a scuola. Tipo i fogli da mettere nel raccoglitore. E le cose da mettere nel nostro astuccio che uscirà breve sul sito. La Filofax. Alice era quando siamo venute qua tipo nel 2008 che la guarda, ma... Cioè, è meravigliosa, dai. Però è un'agenda da adulti, Alice. E tu cos'hai bobina piccola cola? Mi vado mi entra il braccio. Ho visto questo, Alice. Scusa, banale. Mario Kart. Abbiamo solamente due cose nel carrello, questa cosa non va assolutamente bene. No, infatti, cioè, noi non abbiamo bisogno dei quaderni perché abbiamo i quaderni di Aliaud Channel, ovviamente. Of course. Porta documenti. Porta documenti, potrebbe essere utile. Sì, potrebbe essere utile. Carina? Che carina, mamma. Quella che potresti appendere sulla tua scrivania, ne avresti bisogno? Ecco, io avrei bisogno di questa. La geografia. Io prendo i divisori. Prometto che sarà l'unica penna che metterò all'interno del mio carrello. Ok? Aurora, ridi tu o rido io? Faccio scrivere a scuola. Quante ISPAC? Noi abbiamo già lo zaino. Mamma, hai visto che brave che siamo? Non mi piace la carta di cartone, si distruggono in 30 secondi. Aurora, però non dovresti inchinare usando quelli di plastica. È abbinato anche. Le unghie. Fogli tutti bianchi, questi sono i miei. Lui poi voglio protocollo, assolutamente servono, sennò ci prendere tanti. Alice, le verifiche come le facciamo? Allora, qua siamo davanti a questi rotoli per appunto collimare i libri. Lo pubblicheremo ovviamente nella settimana dedicata al back to school a settembre. Uno di questi video in cui appunto sistemiamo i nostri libri. Ma il quaderno di chi? Di mate? Mate e fisica. La mia professoressa vuole solo quaderni scrausi, fatti così, senza niente, senza nessuna decorazione. E da 4. Ma che bello questo! La matematica per voi non è blu? Sì, infatti, via. Non puoi prendere la rossa? Io questi tre quaderni dovrei essere a posto per tutto l'anno, spero, per matematica. Mi sa che prendo un block notes della pigna verde, rosso o azzurro. Non lo so neanche io, problema questo. Possiamo fare un sondaggio Instagram? Sì, hai ragione. Il block notes dell'Aurora è meglio azzurro o rosso? Ma sta vincendo decisamente l'azzurro, quindi mi sa che lo metterò nel carrello. Non ho capito. È una cartellina quando studi architettura. Infatti per i disegni più grandi c'è il tubo, che c'è la maniglia lì. Metti la maniglia, attaccate, a parte così. Ha senso. Ha senso. Ha senso. A me serve questo per mettere dentro il libretto personale. Quest'anno si parla di libretto elettronico. Infatti lo prendo. No. Uno, infatti manca l'uniposca, guarda, sulla tua scrivania. Ce l'ha tutti i colori. Anche. Grazie Aurora di questa confidenza. Mi hanno detto che quell'anno smalto fa proprio. E allora perché la stai comprando? No, non la sto comprando. Guardate che la cancellina nastro è la migliore. Ma allora, ne prendiamo due a testa di questa. Guarda sempre quanti metri è, perché se costa di meno, perché è 30 centimetri. 5 metri. Mamma, se non ci fossi tu saremmo perse. Veramente. Facciamo sta ruota. Ruota. Io invece mi metto a lato perché non so fare una cippa. E igienizziamo le mani. Alice, effettivamente però le matite non le abbiamo. Ma guarda il gommapane. Beh, prendiamo tante matite, che tanto noi scriviamo tanto. No, sai cos'è? Mi serve una roba. Tipo quella blu? Sì, ma non ci sono. Magari se ti cancella vai via. Sparita, finalmente. Magico. Adesso mi sa che devo ridisegnare, perché mi serve Lely per continuare il video. Eccola ragazza, ancora più simpatica di prima. No, ma non abbiamo bisogno.
Facciamo scegliere la nostra community. No, perché diranno di sì al 100%. Ma vabbè, possiamo scegliere. Scegliere. Amici di YouTube, siamo qui perché siamo ancora indecisa. Dobbiamo prenderli o lasciarli lì? 20 persone hanno votato di prenderli, 3 persone hanno votato di non ne avete bisogno. Quindi li prendiamo. Comunque Lelia già è mono un'altra cosina. Però questo non farò il sondaggio perché questo ne ho bisogno al 100%. Hai capito, insomma. Tu mi hai cancellato, adesso io ti evidenzio. No! È alto quasi quanto noi, Aurora. È vero, Blaldi vuole diventare ingegnere. Io no, quindi farei il lavoro. Vai, Aurora, va. Approvo. Capiamo. Forse riusciremo a mettere a posto questo evidenziatore gigante? Adesso ti incastri. Diamo un check al Carrelli? Si arriva tutta? No. Prenderemo comunque. Sì. Sì. No, non ci serve. Dai, ci serve. No, io lo prendo. Il resto mi serve. No, prendilo. No, dopo a casa lo sai che ti manca. Sì, apprezzo il tentativo di aver provato. Andiamo a lasciargli qualcosa. Alice. Grazie mille Giustachino per questa opportunità. Vi ringraziamo tantissimo, è stata un'esperienza amazing. Adesso andiamo a casa per vedere tutti i danni che abbiamo fatto. Back to school. A dopo. Eccoci qui con la seconda parte del video, in cui mostreremo tutti gli acquisti che abbiamo fatto. Siamo appunto con i diari di quest'anno, che sono veramente una parte assolutamente fondamentale del nostro shopping. Nascosto i diari da luglio perché ci piacevano troppo. Infatti sono quelli che poi abbiamo acquistato. Sono appunto della Moleskine e sono weekly, ovvero diciamo che la struttura interna settimane. È così. 18 mesi, che sono fantastici. Sì, è un'agenda diciamo accademica. Noi siamo andate lì anche a dare un'occhiatina perché usciranno probabilmente l'anno prossimo anche quelle di Ale Aurea. Però... io l'ho presa di questo rosa davvero meraviglioso, super intenso. E invece l'ho presa ovviamente col verde Tiffany perché è abbinato le minchia. Sì, ovviamente. Poi è abbinato una seconda cosa che abbiamo acquistato. Eccoli qua. Sono planner, hanno la visita mensile che è davvero super mega carina. E poi quella settimanale. Però sono divise appunto per mesi, quindi è una 16 mesi. Noi diciamo che potevamo risparmiarcene e comprarle solo questa, ma non ce la facciamo, quindi abbiamo comprate tutte e due. Dobbiamo lasciare a casa e una la portiamo con noi, quindi dai. Poi vedrete tutto prossimamente nei vari metro di organizzazioni eccetera. Tutti i video che immaginate ci saranno sul back to school. Uscirà giovedì e poi dalla settimana prossima ci sarà un video al giorno dedicato al back to school. Quindi veramente stay tuned. Poi abbiamo preso due cosettine della Sharpie chiedendo consiglio a voi su IG. Ta-da! Allora io ho preso questi Sharpie S Note 4 highlighter colori pastellosi che Laura aveva preso a luglio e ho detto che si è trovata da Dio. Sì, veramente fantastici. Mentre invece io ho preso degli indelebili pastellosi che secondo me è anche un controsenso. Indelebili pastellosi meravigliosi. Che fai, te ne privi? No. No. E poi metteremo tutto all'interno dei nostri astuccini di Ali Auri-chan che dovrebbero arrivare questa settimana. Abbiamo preso delle cose che ci sono quelle essenziali dalla prima elementare, ovvero le matite. Abbiamo preso le H perché ci piacciono di più come punte, sono della Lira. E queste qua speriamo ci durino per tutta la vita. Anche perché le matite non si finiscono mai, o si perdono, o si rompono, o finiscono non si sa dove. Abbiamo preso delle cancelline. Fateci sapere qui sotto nei commenti se voi preferite quella a rullo o quella liquida. Io in realtà non lo so. Io preferisco in realtà quella liquida, però per essere un po' più così random questa qua. Infatti ne abbiamo presa una testa di questa qui a nastro e due di quelle liquide. Ci eravamo ripromessi di non acquistare neanche una penna perché l'abbiamo acquistata nel haul scorso. Ma lei non ce la può fare, quindi è l'unica che ha acquistato una penna. Esatto, una penna blu della Schneider, perché appunto se volete andare a vedere nel quello di luglio abbiamo acquistato soltanto penne, evidenziatori, pennarelli, quindi eccetera. Quindi quella diciamo categoria doveva essere sistemata, ma lei non ce la può fare. Poi una cosa strana, ho comprato questa tempera. Se voi avete visto la live su Instagram sapete perché mi serviva, cioè per colare una scatola di lilla e mi era finito il bianco e quindi ho detto senti non si sa mai che mi serva. Pochi quaderni, fogli, ricambi. Io ho preso questo block notes della Pigna che ho intenzione di sviluppare il mio metodo universitario in dei modi. Questo block notes potrebbe servirmi, però comunque l'ho preso, mi avete aiutato, fa sempre comodo, mi avete aiutato a scegliere ovviamente blu. Io ho preso questa cartellina azzurra perché se ci sarà il libretto cartaceo, dove lo metto se no qui dentro. Ho preso un raccoglitore che non usavo dalle medie ma che quest'anno diciamo ho riscoperto ed è dentro appunto così. Poi abbiamo preso queste due cartelline con elastico, io bianca, rossa o arancione, non quella che abbiamo capito il colore, perché secondo noi potrebbe servire anche per andare da qualche parte, portarsi via dei documenti. Ne abbiamo una di Stationery Pal molto simile, però appunto si piega e ad esempio per il test di medicina se porti i fogli piegati mi buttano fuori. Poi utilizzando il quaderno ad anelli servono ovviamente i divisori per le materie. Ovviamente, cioè chi è che non ce li ha? Bello che non so neanche che università andrò a fare, quindi amici, top! Poi io ho preso questo porta listini trasparente da 40 pagine, perché non si sa mai. Sempre per il quaderno ad anelli. Abbiamo preso i fogli. Laura ha fatto una bella scorpacciata. Ragazzi, li ho trovati bianchi con i buchi. Fantastici. Io sono veramente sveglia.
venuta. Poi io ho fatto una scorpacciata di quaderni per matematica, perché matematica vuole appunto questi quaderni molto semplici. Ho preso di queste colorazioni qui che sono tipo tutte sull'azzurro, che okay, sono sempre abbinate alle mie unghie, wow, perché per noi matematica uguale blu, ma faremo anche un video dedicato a noi che organizziamo tutti i nostri quaderni. Poi abbiamo preso sempre tanti altri fogli protocollo per le verifiche. Io li utilizzo prettamente per i riassunti, perché non ho verifiche, se non esami lei li usa per le verifiche. Last but not least abbiamo preso, taran, che saranno i protagonisti di uno dei nostri prossimi video back to school. Diciamo che è della plastica per poter ricoprire i quaderni, i libri, i diari, qualsiasi cosa, in modo che siano più resistenti, non si tra. E noi veramente li facciamo tutti gli anni i libri fatti così, perché divertiamo, ci passiamo via, almeno possiamo registrare un video back to school insieme. Of course. E poi decoreremo i quaderni, faremo le copertine, eccetera, insomma. Ma vedete settimana prossima, sì, giovedì, amici. Usciamo un sacco di video. Battaglia spada laser. E noi la taglia spada laser ce l'abbiamo. Zim, zim. E nulla, il video termina qui. Speriamo tanto che vi sia piaciuto. Noi siamo sempre più pronte per il back to school, anche se manca ancora un po'. Due settimane. Back to school di Ali Auri poi è sempre il top. Noi vi ricordiamo sempre di seguirci su tutti i nostri social, Instagram, TikTok, dove ci chiamiamo aliauri.channel, e Pinterest aliauri.channel, tutto attaccato. Di dare una sbirciatina sul nostro sito, perché a brevissimo, veramente a questione di giorni, uscirà finalmente l'astuccio. PS, guardate che bello il nostro smartwatch, la nostra maglietta, siamo proprio agghingate per le feste, amio. E ora saluteremo 10 persone random. Siete dal video precedente. Elisa, un bacione. Gaia, un bacione anche a te. Martina, un bacione. Emily, un bacione anche a te. Mariam, un bacione. Anni, un bacione anche a te. Matilde, un bacione. Ginevra, un bacione anche a te. Ambra, un bacione. Salwa, un bacione anche a te. Noi ci vediamo giovedì con il prossimo video. Ciao!